Bene, completiamo la trattazione iniziata la volta scorsa sul circuito in corrente alternata, analizzando il circuito RLC, dove quindi sono presenti, oltre al generatore di corrente alternata, indicato da questo simbolo colondina, una resistenza, un condensatore e un'induttanza. Abbiamo visto come ottenere, utilizzando il principio, la legge delle maglie generalizzata, come ottenere l'equazione del circuito. L'equazione è un'equazione in realtà del differenziale secondo ordine che abbiamo affrontato utilizzando i vettori di fase o fasori che dir si voglia. Dopo aver analizzato il comportamento di ogni singolo elemento, abbiamo visto che tensione e corrente sono in fase nella resistenza, ai capi della resistenza e sono sfasati di più o meno pi greco mezzi, un quarto di periodo nel condensatore e nell'induttanza, abbiamo ottenuto qualcosa di questo tipo. Quindi rappresentando le grandezze di intensità di corrente e tensione come dei vettori in uno spazio, se volete, generalizzato, abbiamo visto che quello che noi misuriamo è la proiezione sull'asse verticale delle grandezze e che qui per esempio c'è questo vettore rosso che rappresenta la tensione ai capi della resistenza, mentre il vettore azzurro rappresenta la corrente. Essendo gli elementi collegati in serie, la corrente che attraversa uno è esattamente la stessa di quella che attraversa gli altri, quindi qui è rappresentato un vettore solo. Mentre il vettore di differenza di potenziale, o se preferite, tensione, capi della resistenza, è in fase con la corrente, quindi due fasori sono allineati. Per quanto riguarda il condensatore, la tensione ai capi del condensatore ha una fase che è anticipata rispetto a quella della corrente, cioè la corrente è in ritardo rispetto alla tensione, se preferite, o la tensione è in anticipo rispetto alla corrente. Quindi, se prendiamo il vettore di fase della corrente, dobbiamo ruotarlo in senso orario di pi greco mezzi per avere il verso e la direzione corretta della tensione, del vettore che indica la tensione ai capi del condensatore. L'inverso succede per l'induttanza. L'induttanza ha uno sfasamento rispetto alla corrente che è di più pi greco mezzi, quindi la corrente in questo caso è in anticipo rispetto alla tensione e quindi per ottenere il vettore di fase della differenza di potenziale o la tensione, se preferite, ai capi dell'induttanza, prendiamo il vettore di fase della corrente e aumentiamo la fase di pi greco mezzi. Ok? Quindi otteniamo in realtà due direzioni principali, una lungo la tensione del vettore di fase della tensione per la resistenza e gli altri due elementi hanno tensioni che sono allineate, solo che sono diversi opposti. Quindi lungo questa direzione abbiamo una componente della tensione lungo la resistenza e nella direzione opposta abbiamo le due tensioni dell'induttanza e del condensatore che hanno versi opposti, quindi il loro totale sarà la differenza delle due tensioni, perché sono allineati ma in diverso opposto. Di conseguenza, facendo una somma in questo caso vettoriale perché hanno direzioni diverse del vettore di fase globale della tensione all'interno del nostro circuito, avremo che, scusate, dovremo sommare in quadratura la componente lungo la resistenza, quindi VR, e la differenza delle due componenti perpendicolari a VR, quindi la tensione lungo l'asse perpendicolare a quello della resistenza, quindi che ha un'intensità pari a VL meno VC. Quindi l'intensità del nostro vettore tensione globale all'interno del nostro circuito RLC la otteniamo, teorema di Pitagora banalmente, la VR alla seconda, quindi la tensione ai capi della resistenza alla seconda, più la differenza tra la tensione ai capi dell'induttanza meno quella ai capi del condensatore, tutto il quadrato. Perché queste due sono al quadrato? Perché queste due sono allineate lungo lo stesso asse, mentre l'altra è perpendicolare. Vi ricordo che il vettore di fase lungo R è lo stesso, cioè la stessa direzione, quindi è la stessa fase della corrente, quindi avremo che la corrente rispetto alla tensione sono sfasati di proprio questo angolo. E anche qui lo ottengo utilizzando una banale relazione di goniometria. Il cateto opposto all'angolo diviso il cateto adiacente mi dà la tangente dello sfasamento. Quindi lo sfasamento tra tensione e corrente nel caso di circuito RLC lo ottengo facendo il rapporto tra la tensione
la componente perpendicolare al vettore di fase della corrente, della tensione, quindi della resistenza, quindi VL-C fratto VR. Ok? Ma qui possiamo sostituire le relazioni che abbiamo visto, quindi relazione di Ohm propriamente detta e, se volete, la Ohm generalizzata, quella che usa le reattanze. Quindi la tensione ai capi della resistenza sarà R volte I0, I0 è il picco della corrente. La tensione ai capi della differenza di potenziale avrà un picco che sarà la reattanza del condensatore, quindi 1 su omega C per I0. E analogamente l'induttanza avrà una tensione che ha un massimo che vale omega L, omega è la pulsazione del generatore, per I0. Qui vedete quindi, se lo sostituisco nella relazione di prima, ho ciascun termine proporzionale a I0 quadro che posso tirare fuori dalla radice. Posso cambiare? E quindi, raccogliendo e portando fuori dalla radice, ho che il picco della tensione sarà uguale al picco della corrente per questa espressione sotto radice, che quindi prende, gioca il ruolo di una, se volete, resistenza generalizzata, che include l'effetto della resistenza vera e propria e l'effetto delle reattanze degli altri due elementi del circuito, la capacità e l'induttanza. Questa particolare combinazione di resistenza e reattanze prende il nome di impedenza. L'impedenza del circuito, se volete, è una forma di resistenza generalizzata, okay, che include la resistenza, quella propriamente detta, più l'effetto, in termini di legge di Ohm generalizzata, della capacità e dell'induttanza. Okay? Quindi la sua espressione, attenzione, se il nostro circuito ha elementi collegati in serie, poi se ce la facciamo vediamo cosa succede nel caso opposto in cui tutti sono collegati in parallelo, è la somma inquadratura di la resistenza al quadrato più la differenza tra omega L e 1 su omega C alla seconda. Quindi il comportamento del circuito, cioè l'impedenza del circuito, o meglio, il rapporto tra il picco della differenza della forza elettromotrice fratto il picco della corrente, è quella che in un circuito di quel tipo ohmico sarebbe quella che chiamiamo la resistenza. Questa impedenza, ripeto, dipende sia dagli elementi del circuito, quindi R, L e C, ma anche da omega, cioè da quanto rapidamente pulsa il generatore. Qui il generatore entra in gioco, quindi la frequenza con cui, o la pulsazione, o il periodo, se preferite, del generatore di corrente ha importanza per quanto riguarda la relazione tra tensione e corrente nel circuito stesso. Okay. Possiamo tornare alla relazione di prima per calcolare lo sfasamento. Qui sostituiamo i valori delle tensioni di picco, le loro espressioni in termini di corrente di reattanza o di impedenza. Quindi otteniamo che anche lo sfasamento è funzione del valore, a parte di L, C e di R, anche della frequenza della pulsazione del generatore, per la stessa ragione vista prima. La potenza possiamo anche calcolarla usando la relazione di Ferraris, e vediamo che in questo caso il valore medio è superiore a zero ed è legato essenzialmente alla parte relativa alla resistenza, perché abbiamo visto che nel periodo, quindi in media, né il condensatore né l'induttanza disperdono, consumano o spendono energia. Ok? È facile rendersi conto che, sostituendo la relazione generale in termini di sfasamento di valori efficaci, la potenza media è direttamente legata alla resistenza fratto l'impedenza. E quindi possiamo. Buongiorno, scusate il disturbo, siamo tornati per proporvi o per farci proporre Bene, ne riprendiamo. Allora, abbiamo detto che stiamo calcolando la potenza media dissipata dal circuito RLC, utilizziamo la relazione di Ferraris e sfruttiamo il fatto che il coseno dell'angolo di sfasamento possiamo esprimerlo come rapporto tra il cateto, in questo caso adiacente all'angolo, che è la tensione ai capi della resistenza, diviso la tensione di picco che è V0, quindi VR su V0.
VR è R volte I0, V0 è Z volte I, I0, e quindi il coseno dello sfasamento non è altro che la resistenza fratto l'impedenza. Okay? Quindi a maggior ragione la potenza media è direttamente legata alla resistenza del circuito. D'accordo? Possiamo riscriverlo anche in un'altra maniera, tenendo presente il fatto che il valore efficace della corrente è legato alla maniera di Ohm, per capirci, al valore efficace della tensione, e quindi sostituendo il valore efficace della tensione nella relazione di Ferraris, troviamo che la potenza media dissipata è uguale al quadrato del valore efficace della corrente per la resistenza. Questa è una delle ragioni per le quali si preferisce utilizzare per la trasmissione della corrente alternata a grandi distanze la linea ad alta tensione. Perché? Perché per la conservazione dell'energia, dove la tensione è alta è bassa la corrente e viceversa. Avendo corrente bassa, questo valore è piccolo, cioè nei cavi ad alta tensione passa poca corrente ma c'è alta tensione, e quindi la potenza dissipata viene molto abbattuta per il fatto che uso corrente alternata. Okay? All'inizio degli Stati Uniti, il primo paese che ha usato la trasmissione di energia elettrica a lunga distanza, si usava la corrente continua, e in quel caso più che qualche isolato non si riusciva a fare. Perché la dissipazione della corrente, cioè la legge di Ohm, legge di Joule, scusate, in effetti, produce tantissima dispersione e quindi bisogna inserire ripetitori, quindi cose che ripristinavano la corrente a breve distanza, e quindi questo la rendeva poco conveniente dal punto di vista industriale. Andiamo adesso a esaminare due situazioni limite, o asintotiche se preferite. Cosa succede nel nostro circuito RLC in due casi estremi? Abbiamo visto l'importanza della pulsazione, o se preferite frequenza, del nostro generatore. Che succede se ho un generatore ad alta frequenza? Al limite in cui omega, se preferite, o a frequenza F diventa molto grande, la impedenza del circuito è dominata dalla parte legata all'induttanza, perché R è costante, quindi rimane un termine fisso. 1 su omega C, che è la reattanza del condensatore, va a 0, diventa un infinitesimo se omega diverge, e quindi questa parte è quella che diverge, quindi quella che domina. Quindi asintoticamente, per altre frequenze, il circuito si comporta come se fosse presente solo l'induttanza. Inoltre, dato che la corrente è uguale al valore efficace diviso l'impedenza, l'impedenza diverge, quindi ho praticamente una corrente infinitesima, quasi come se il circuito fosse aperto. Quindi ho pochissima corrente, nel limite in cui, ripeto, la frequenza è molto alta. Quindi ciò che conta in quel caso è l'induttanza. Nel limite inverso, quando ho corrente quasi continua, che è il caso che corrisponde a una velocità di pulsazione molto bassa, al limite nulla, quello che domina invece è il condensatore, perché gli altri due termini, questo è fisso, questo diventa infinitesimo, 1 su omega C diverge. E quindi anche in questo caso l'impedenza diverge, si comporta come se il circuito fosse aperto e si comporta come se ci fosse solo, l'elemento più importante è il condensatore. Ok? Sono due casi estremi, in bassa e in alta frequenza. Detto questo, esaminiamo un caso speciale, ce la facciamo, sì, in cui abbiamo, rispetto al circuito precedente, solo gli elementi condensatore e induttanza. Immaginiamo che il nostro condensatore sia già carico, inizialmente l'abbiamo caricato in un modo che non ci interessa, basta che sia carico. Chiudiamo il circuito e vediamo cosa succede. Questo circuito da quale equazione sarà descritto? Beh, basta prendere quella di prima e eliminare i termini legati al generatore di corrente alternata e alla resistenza. Quindi avremo un'equazione dove appare il termine dovuto all'induttanza e quello dovuto al condensatore. Inserendo, tenendo conto del fatto che corrente e carica sul condensatore sono legate dalla solita relazione, la corrente è la derivata della carica rispetto al tempo, abbiamo un'equazione di questo tipo, dove
la derivata seconda della carica presente sul condensatore vale questa costante meno 1 su LC per la carica stessa. Okay? Questa è un'equazione che avete visto sicuramente diverse volte. La rapidità con cui cambia la corrente, quindi la derivata seconda della funzione Q, è proporzionale con una costante negativa alla funzione stessa. Ogni volta che una funzione di questo tipo, okay, Q, la funzione risolvente che risolve questa equazione, è una funzione armonica, cioè ha un comportamento armonico. Quindi è una funzione o cosinusoidale o sinusoidale a seconda di quale prendo come istante di partenza. È esattamente la stessa equazione che abbiamo, per esempio, quando andiamo a studiare il moto di un corpo agganciato ad una molla, un corpo soggetto a una forza elastica. La forza elastica è proporzionale alla deformazione della molla con una costante negativa. Inserendo nell'equazione della dinamica di Newton, ho che l'accelerazione del corpo appeso alla molla è proporzionale alla posizione del corpo stesso con una costante che è meno k su m che è negativa. E quindi tutto ciò che rispetta un'equazione di questo tipo ha una soluzione analoga, cioè la legge oraria, in questo caso quella della molla, è una funzione cosinusoidale del tempo, immaginando che ad esempio il corpo parta inizialmente da fermo. Analoga soluzione avremo proprio per la carica sul nostro condensatore. Risolviamo l'equazione nello stesso modo, per analogia, e quindi, così come la legge oraria della posizione del corpo agganciato alla molla era una funzione cosinusoidale del tempo, qui avremo che la carica sul condensatore sarà un valore di picco Q0, per una funzione cosinusoidale con una costante omega, che è quella che abbiamo trovato prima, del tempo stesso. Per trovare la corrente è sufficiente derivare, quindi avremo che le due cariche correnti, insomma, anche come già visto già precedentemente, sono sfasate di pi greco mezzi. Okay? Questa grandezza è una frequenza, che si dice frequenza propria del circuito, che è quella che tra virgolette è quella naturale del circuito stesso. Tra un attimo vediamo che significato ha questo termine. Qui ho, anche qui ho registrato una breve sessione di lavoro col laboratorio virtuale del PHIT, del FET, in cui costruiamo un breve circuito che tende a caricare il condensatore e poi lo facciamo oscillare. Lo agganciamo, colleghiamo a un altro condensatore nel circuito con resistenza e condensatore e vedremo che la carica sui due oscilla cambiando di polarità ogni mezzo periodo. Ecco qui un altro interruttore, qui c'è un altro filo di collegamento, qui inseriamo il condensatore che verrà caricato con il ramo sinistro del circuito, poi mettiamo l'induttanza, questa qua sotto, chiudiamo il circuito di destra, ok, e chiudiamo quello di sinistra. Così si serve con la batteria non alternata come corre a corrente costante, ci serve per caricare il condensatore, poi lo riapriamo. Andiamo a mettere uno strumento che ci mostri l'andamento della tensione ai capi del condensatore, dal voltaggio, e uno che eventualmente dà la corrente. Chiudiamo, questo si carica istantaneamente perché non c'è resistenza a sinistra, vedete che è caricato a 10 volt. E quindi in mancanza di altro, quella rimane, se io lo riapro, la batteria viene esclusa. Se adesso chiudiamo quello di sinistra, magari ci mettiamo un misuratore di corrente da qualche parte, meglio se uno grafico, così visualizza anche l'andamento nel tempo. Interruttore, siamo sempre, l'altro ovviamente rimane carico perché non c'è dispersione in quanto non ci sono resistenze. Mettiamola in un punto qualsiasi, tanto sono collegati in serie, quindi la corrente è la stessa dappertutto. Se adesso chiudiamo il circuito, assisteremo all'oscillazione. E periodicamente vediamo, adesso c'è la polarità positiva in alto, quella negativa in basso nel condensatore, lo chiudo, qui bisogna aggiustare la scala nei due strumenti di misura, perché non si vede piuttosto poco, vedete che è inversa la polarità, adesso è negativo sopra, positivo sotto,
o si inverte ancora, si diminuisce, decresce, fino a invertirsi un'altra volta. Si sta cambiando, sta riducendo la carica e poi per inerzia dovuta alla presenza dell'induttanza, la corrente continua e quindi carica di nuovo il condensatore con la carica che torna a essere positiva sopra e negativa sotto. Ok? Mi sembrava divertente visualizzarlo in questo modo. Ok. Perché si chiama circuito oscillante? Beh, perché il coinvolgimento, ecco, fatemi usare questo termine, dei due elementi del circuito, la capacità, quindi il condensatore e l'induttanza, coinvolgono due campi diversi, no? Nel condensatore abbiamo il campo elettrico dovuto al fatto che il condensatore si carica e si scarica periodicamente, oppure nell'induttanza, quando passa il massimo della corrente, c'è il campo magnetico all'interno, quando la corrente è al picco. E le due situazioni oscillano tra una situazione in cui ho la corrente nulla e la carica massima, oppure la carica nulla e la corrente massima, quindi ho un massimo nel campo elettrico all'interno del condensatore o un massimo nel campo magnetico all'interno dell'induttanza. Abbiamo visto che ai due campi sono associate due forme di energia che sono l'equivalente dell'energia cinetica o potenziale del corpo appeso alla molla che segue il moto armonico dello stesso tipo. Quindi l'energia si travasa continuamente tra energia associata al campo elettrico all'interno del condensatore ed energia associata al campo magnetico all'interno dell'induttanza. Tra le due oscillano. Chiaramente, se il circuito è ideale, quindi non c'è resistenza, il totale dell'energia si mantiene, si conserva. Se invece, come nel caso più realistico, che in realtà dentro la simulazione prima c'era, ma non l'ho mostrato per rapidità, se c'è una resistenza, questa smorza l'ampiezza della, cioè l'oscillazione continua a, che l'energia continua a oscillare tra energia legata al campo elettrico e energia legata al campo magnetico, ma la sua ampiezza si smorza perché viene dispersa dalla resistenza. Quindi sarà un'oscillazione, ma smorzata. Okay? Questo che nel nome di circuito oscillante. Perché è importante? Perché è il circuito tipo che ovviamente per essere mantenuto va alimentato, perché altrimenti la resistenza che nei circuiti reali è sempre presente smorza l'energia. Ed è il circuito che, producendo un campo elettrico e un campo magnetico variabili nel tempo, è il prototipo dello strumento per produrre onde elettromagnetiche, quindi per trasmettere segnali ed energia elettrica a distanza, che vedremo però un pochettino più avanti. Vi ricordate che abbiamo visto qual è l'energia, la frequenza associata all'oscillazione, eccola qua, della carica all'interno del campo, del circuito LC. Ha un andamento di tipo cosinusoidale, quindi un andamento armonico, e la frequenza tipica di questa oscillazione è 1 sulla radice di LC. Se ci giochiamo questa carta all'interno del circuito RLC, compreso il condensatore, vediamo che questa frequenza particolare, cioè quella che è data dall'inverso della radice di L per DLC, è quella che annulla questa parentesi. Immaginate di voler annullare questa parte, il valore di omega che la rende 0 è quello per cui omega per L vale 1 su omega C. Quindi omega al quadrato vale 1 su LC, quindi omega è 1 su radice di LC. Questa che significato ha? Beh, è la frequenza del mio generatore al quale ho il minimo dell'impedenza e quindi ho il massimo della corrente. Quindi è quella che si chiama risonanza, è quello in cui il mio circuito sfrutta, tra virgolette, meglio l'energia o il segnale del generatore. O eventualmente di un'onda elettromagnetica, che ripeto, studieremo poco più avanti, su cui il nostro circuito è sintonizzato, facendo funzionare il circuito LC come recettore anziché come generatore di onde. Se infatti mettiamo in grafico la corrente in funzione del valore di omega, della pulsazione del generatore, vediamo che abbiamo un picco proprio in corrispondenza del valore della risonanza, omega 0. Perché? Perché in questo punto si annulla questa parentesi, ripeto,
Z ha il valore minimo e quindi ho la corrente massima. A questo punto l'impedenza è la più bassa possibile. Quindi qui ho il valore di picco della corrente. A parità di generatore, se il generatore produce corrente alternata con questa frequenza, con questa pulsazione, lì ho la corrente di intensità più alta. Non posso raggiungere valori più alti, a meno che non cambi la corrente oppure la capacità. Okay? Questo fenomeno prende il nome appunto di risonanza, il valore più efficace, quello in cui il circuito risponde, tra virgolette, meglio. Questo abbiamo appena detto. Concludiamo, ultimo punto, con che cosa cambia se, nella nostra trattazione, se avessimo collegato i nostri elementi, anziché tutti in serie, in parallelo al generatore, ovviamente. Quindi abbiamo a sinistra qui il generatore di corrente alternata, qui è indicato con la freccia, e la resistenza, l'induttanza, la capacità e il condensatore sono tutti in parallelo, quindi tutti sottoposti alla stessa tensione, quindi avranno correnti diverse. Tuttavia, anche qui possiamo, senza ripetere tutto quanto, rigiocarci le carte che abbiamo già visto prima, perché il comportamento di ogni singolo elemento sarà lo stesso. Ai capi della resistenza, la tensione e la corrente sono in fase, ai capi dell'induttanza, la tensione e la corrente sono sfasati con la fase della corrente in anticipo, quindi più piccola della fase della corrente e della tensione, scusate, e l'inverso invece quello che succede ai capi del condensatore, dove la corrente ha una fase che è più grande di quella che avrei ai capi della resistenza e quindi che ho rispetto alla differenza di potenziale che è la stessa, ripeto, per tutti, prodotta dal generatore di corrente. Immaginiamo di avere sempre un generatore con un andamento sinusoidale. Quindi in questo caso che cosa succede? Beh, combino i vettori di fase, vediamo se ho il... no, non c'è il diagramma, peccato, avrei voluto metterlo, e otteniamo questa volta che avremo appunto una fase, in questo caso abbiamo la stessa tensione dappertutto, i vettori di fase stavolta li combiniamo per avere la corrente, perché la tensione è la stessa dappertutto, la corrente è diversa. Il vettore corrente lo otteniamo combinando vettorialmente in quello spazio ipotetico i vettori di fase ai capi della resistenza e i due vettori ai capi della differenza di potenziale, ai capi del condensatore e dell'induttanza, che sono tra di loro paralleli, ma perpendicolari al vettore di fase della resistenza, per motivi analoghi a quelli visti prima. Quindi in questo caso abbiamo che il vettore di fase della corrente sarà la combinazione, teorema di Pitagora, tra l'intensità del vettore parallelo a quello della tensione, che è quello relativo alla resistenza, più le componenti del condensatore e dell'induttanza, anche queste in differenza, perché sono comunque di una in anticipo, una in ritardo di fase, quindi tra di loro hanno un angolo di pi greco radiante, quindi vanno sottratte l'una all'altra e sommate in quadratura. Se lo facciamo, otteniamo una nuova legge per la relazione tra il picco della corrente e il picco della tensione, che ci conduce a una legge, se volete, analoga a quella che abbiamo visto a suo tempo parlando di resistenze per elementi, per resistenze, la resistenza equivalente per le resistenze in serie o in parallelo. Qui sommiamo in quadratura non le impedenze, ma l'inverso dell'impedenza. Quindi, se volete, è una legge di impedenze in parallelo generalizzata. Quindi sommiamo il quadrato di 1 su R più la somma degli inversi, con il segno meno ovviamente perché sono non allineati ma in senso negativo, dell'impedenza, della reattanza del condensatore e dell'induttanza. Otteniamo l'impedenza complessiva rispetta una relazione simile, formalmente simile, anche se qui è in quadratura, rispetto a quello che avevamo visto a suo tempo con le resistenze nei circuiti in corrente continua. Anche in questo caso abbiamo un comportamento analogo a quello del circuito RLC in serie, perché anche qui ho una risonanza per lo stesso valore di omega 0, cioè 1 fratto la radice di LC.
se, se osservate, questa parentesi si annulla per lo stesso valore, cioè risuona nello stesso, per la stessa frequenza, cioè ho il massimo della corrente in corrispondenza dello stesso valore di frequenza del generatore. Bene, qui mi fermo e concludo. Abbiamo visto come si affronta lo studio, un modo ecco, per affrontare lo studio di un circuito che comprenda resistenza, condensatore e induttanza con un generatore di corrente alternata di tipo sinusoidale di particolare pulsazione, e l'abbiamo fatto utilizzando un immaginario spazio nel quale collochiamo un vettore, uno che rappresenta la tensione, uno che rappresenta la corrente per ciascun elemento, e abbiamo visto che quello che noi osserviamo in realtà è la proiezione di questo vettore su un particolare asse, in questo caso l'asse verticale, e questo ci aiuta a visualizzare il problema e soprattutto a trovare la relazione tra corrente e tensione, nel caso generale sia per i correnti gli elementi collegati in serie che in parallelo, cosa che altrimenti avrebbe comportato l'integrazione di un'equazione differenziale di secondo ordine, che insomma matematicamente è più complesso. E inoltre questo è il vantaggio che possiamo facilmente visualizzare la soluzione e il comportamento dei vari elementi. Abbiamo visto sia elementi in serie che in parallelo, in particolare abbiamo visto il circuito oscillante che si comporta come un circuito, il moto di un oggetto, una massa appesa a una molla, quindi un moto armonico, e nel caso nostro quello che oscilla è, mentre nella molla l'energia oscillava da una forma cinetica a una forma potenziale, qui l'energia oscilla da associata al campo magnetico, un'energia chiamiamola magnetica, e quella elettrica associata al campo elettrico all'interno del condensatore, quella elettrica oppure all'interno del campo magnetico associato all'induttanza per quanto riguarda l'altra forma. Le due oscillano tra di loro senza dispersione, e se sono in assenza di corrente l'energia si smorza e si introduce un elemento resistivo che ovviamente dissipa energia per effetto Joule, quindi in quel caso va alimentato con una sorgente esterna. Ok? Spero che sia stato tutto chiaro, di essere stato completo. Se ci sono domande, se no per oggi mi fermo qui. Ok? Bene.